would you be if you had given to protection? Carissimi amici, qua il vostro Don Chisciotte nella solita trasmissione del martedì sera sul network Radio Saius per questa puntata, una puntata che purtroppo faccio da solo perché il mio sodale, il mio Sancho Panza è Ugo Di Bari, il dottor Ugo Lombardi, è impegnato, non è riuscito a raggiungermi, anche sempre metaforicamente, perché la distanza tra me e lui, tra Casalecchio di Reno, il mio eremo qua a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, e il centro di Bari dovrebbero essere, occhio e croce, 660-690 chilometri. Comunque, anche se sono rimasto da solo, proverò a portare a termine questa missione del martedì sera. Anche questa settimana è stata una settimana più fresca. Parliamo un attimo del tempo, perché il tempo è diventato quest'estate il leitmotiv di maledizioni e benedizioni. Maledizioni purtroppo per l'agricoltura e per le riserve d'acqua che si sono assottigliate spaventosamente. Benedizione per gli amanti del mare, per gli amanti del sole, che quegli uomini e donne che rimangono, io non so come facciano, diciamocelo chiaramente, distesi sulla brandina, immobili, cercando di accaparrarsi il maggior numero di influssi solari. Anch'io sono stato al mare, però sono, anche se mi sono abbronzato per forza, diciamo, non amo molto il rimanere sulla brandina a prendere il sole. Amo molto l'ombrellone, l'ombra dell'ombrellone. Benissimo, questa settimana uno degli argomenti che è saltato fuori nei vari media, in televisione, su internet, sui giornali, è che dopo un periodo di tranquillità sono tornate le famose, purtroppo tristemente famose, morti bianche. È un nome un po' strano, ho cercato di immaginare per quale motivo vengono definite inspiegabilmente bianche, ma un'idea che mi sono fatta, forse certamente è sbagliata, è che non hanno colore, non vengono notate. Nella maggior parte dei casi sono incidenti, non solo morti, ma anche incidenti e morti che nel maggior numero di casi non fanno notizia, non vengono denunciati o comunque passano sotto gamba, anche se, ricordiamocelo, le morti bianche sono una percentuale molto alta nella presenza delle morti nei cantieri, nei luoghi di lavoro, in qualunque posto dove esiste un pericolo. Abbiamo detto che in definitiva negli ultimi anni di crisi dell'industria, del mattone e comunque una riduzione e un calo produttivo notevole, questi incidenti e queste morti, questi decessi, erano notevolmente diminuiti. Ora si parla, speriamo che sia vero quello che si dice, che c'è una ripresa economica e alla luce di questa ripresa economica
le morti bianche tornano a rappresentarsi nei cantieri o in qualunque, come dicevo prima, luogo di lavoro. Perché non è solamente il cantiere che è, diciamo, il luogo per antonomasia dove il rischio è maggiore, ma esiste in qualsiasi luogo di lavoro. Noi ci troviamo nelle fabbriche metalmeccaniche specialmente, o comunque fabbriche di prodotti che possono consentire alla creazione di rischi. E possiamo forse inserire la voce anche degli incidenti domestici, che indubbiamente, anche se nessuno li denuncia, sono numerosissimi. Come dicevo, dopo il calo, negli ultimi 7 mesi di quest'anno c'è stato un incremento dell'1,3 degli incidenti e addirittura il 5,2 dei decessi. E questo è stato definito dagli studiosi, dai centri di raccolta dati, tra i quali uno molto importante anche qua a Bologna, dovuto perché negli appalti che vengono presi per lavoro, molti operai sono persone anziane, sono i famosi over 60, che logicamente non hanno più quell'agilità, quelle capacità, tempi di reazione necessari che hanno i giovani quando lavorano. Quindi anche se si cerca in qualche modo di mettere in sicurezza le fabbriche e i cantieri, questi rischi sono sempre presenti. Altre motivazioni dovute a queste morti e a questi anche incidenti, che spesso lasciano comunque l'operaio invalido, non sono sempre incidenti di piccola entità, ma possono essere anche di grande entità, che può portare così alla fine della propria attività lavorativa, è dovuto al precariato, anche al problema molto importante degli appalti e dei subappalti. È sempre più in uso, lo abbiamo sentito tante volte, anche nei lavori stradali o nei lavori di cantiere, l'uso che la ditta che ha ottenuto l'appalto del lavoro lo vada a subappaltare a ditte più piccole, sia per una necessità più che altro di risparmio, dovendo stare dentro ai costi, logicamente il subappaltatore dovrà per forza ridurre le spese. E come sempre, non lo so negli altri paesi, però in Italia spesso accade che per ridurre le spese si riducono i sistemi di sicurezza nelle fabbriche e nei cantieri. Questo logicamente porta ai problemi di cui stiamo parlando.
in questi 7 mesi, 8 mesi dall'inizio dell'anno abbiamo avuto un'enormità di infortuni e un po' in tutta Italia si è creata questa rete di infortuni che hanno portato a dei risultati disastrosi. Diciamo che tra gennaio e luglio gli incidenti sul lavoro che sono stati denunciati, quindi i numeri si riferiscono solamente a incidenti denunciati, sono stati 380.236, mentre un anno fa erano il numero minore 375.486. E i morti sono saliti da 562 a 591. Quindi si vede che questo calo di attenzione nei sistemi di sicurezza ha portato dei risultati negativi piuttosto rilevanti. Normalmente la maggior parte di ci sono stati 591 morti in 7 mesi, quindi con una media di 3 morti al giorno. La maggior parte di loro hanno perso la vita durante il lavoro, sul posto di lavoro, mentre altri 160, che sono in forte crescita, durante il tragitto da casa alla fabbrica o al cantiere. Ma se no, questi non erano iscritti all'INAIL, non riceveranno mai un indennizzo. È come quindi questo che circa il 35-40% di queste morti sparisce, cioè non viene rilevato. Quindi la ripresa, se c'è, perché qua si parla sempre di ripresa, e lo speriamo perché c'è stato un brutto, abbiamo attraversato, come tutti noi sappiamo, un bruttissimo periodo. E ci ha portato questo grandissimo contributo da pagare in vite umane. È un vizio quello quando si deve ridurre i costi, di tagliare i costi della sicurezza. Si gioca a rischio, come un po' si gioca alla roulette o alle macchinette nei bar. Si cerca sempre di sperare nella buona sorte. Invece è un modo di giocare sulle nostre vite. Esistono, e qua mi rifaccio alla mia esperienza, cioè quello che ho notato io nel trascorrere degli anni, esistono delle morti ricorrenti. Per esempio, ho sempre fatto caso, leggendo i giornali o guardando la televisione, e le morti in campagna. Quante volte, almeno una volta o due all'anno, succede che chi opera in campagna sul trattore, e di solito sono pensionati, sono persone anziane, e si rovescia il trattore e la persona viene completamente schiacciata, difficilmente si salvano. È una cosa strana che un problema così grosso non venga risolto o non si stia più attenti. Non si sa che cosa dire.
sono rischi che noi conosciamo, come conosciamo i rischi che possiamo incorrere lavorando in fabbrica, lavorando in campagna, lavorando nei cantieri edili, lavorando in qualsiasi tipologia di luogo di lavoro. Però cadiamo sempre nell'errore di non essere attenti, di non essere preparati o a conoscenza di questi rischi. E vengono fatti, proprio oggi ne parlavo con un mio amico, vengono fatti dei corsi, l'informazione viene data, questo non si può negare, i corsi di infortunistica vengono fatti agli operai, vengono fatti agli addetti dei cantieri e a qualsiasi persona che viene a lavorare in tempo determinato o indeterminato in un determinato ambiente. Però sono corsi fatti un po' alla leggera, innanzitutto in brevissimo tempo, perché sono corsi che costano e sono corsi che impegnano gli operai al di fuori del lavoro di fabbrica. Quindi cercano di essere molto concentrati e molto veloci. Quindi, senza te mi ricordo, adesso questo non è un corso per lavorare in fabbrica, tempo fa, per ragioni di servizio, era stato richiesto un corso antincendio, che non è un problema molto semplice, il problema degli incendi, specie per chi lavora nelle fabbriche, nei cantieri, ma venne fatto in una giornata in maniera molto sbrigativa, lavorando più che sulle informazioni vere e proprie, su una casistica preparata, facendo qualche esempio, un esempio pratico solamente, e veniva rilasciato un attestato di prevenzione agli incendi. E quindi è ben problematica anche questi corsi. E fra le altre cose, mi ricordo, non costano poco al datore di lavoro, perché di solito non è che sia fatto internamente, ma vengono chiamati degli esperti a seconda i vari settori di lavoro e che quindi vengono pagati profumatamente. Caro Ugo, tu hai qualche esperienza di questi rischi? No, perché sei molto giovane. Fortunatamente no. Fortunatamente, hai ragione. Ma è un grosso problema in Italia. Molto. Io metterei, tanto per interrompere, che gli argomenti sono un po' pesanti, lo capisco, un brano musicale. Certamente. Dalla tua discoteca personale. Guarda, giusto giusto questo artista, lui è Jamie Ramsey e questo è Behind Closed Doors. Buon ascolto. Said I could walk on water. What about me?
cried too many tears with you. You said I was never there. I supported you through and through. You said I'd never lie. Only on the outside. Riprendiamo la nostra chiacchierata sui pericoli sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. E dopo questa premessa che ho fatto, ho trovato nel sito dell'INAIL, nel sito ufficiale dell'INAIL, un'informazione molto dettagliata su come conoscere il rischio, perché noi parliamo indubbiamente di morti, di incidenti e via discorrendo, però dobbiamo conoscere anche il rischio che andiamo a correre, da dove deriva, ecco, forse, da dove viene il pericolo. Il sito dell'INAIL, logicamente, essendo l'INAIL in prima persona come referente su questo argomento, è molto dettagliato e si parla di agenti biologici, di agenti cancerogeni e mutageni, agenti chimici, fisici, atmosfere esplosive, ergonomia, nanotecnologie, polvere e fibre, rischi elettrici. Quindi vedete che il pericolo nel lavoro non deriva solo da quello più eclatante del cantiere, dei rischi nelle fabbriche, di rimanere schiacciati sotto le presse o nel cantiere da cadere dai tetti, come succede a volte mentre si lavora nelle case, nei capannoni, o altre cose forse che vengono subito nell'occhio. Ma il rischio si nasconde in tante cose, in tanti aspetti che noi non conosciamo. Volevo farmi una breve chiacchierata, una breve carrellata, perché credo che possa essere interessante. Io quando ho letto queste pagine dell'INAIL le ho trovate estremamente interessanti e mi hanno aperto un pochino l'orizzonte sui rischi. Parlando di agenti biologici, l'agente biologico molto sottostimato in tanti luoghi di lavoro, perché gli agenti biologici possono agire come materie prime o sostanze utilizzate, i fluidi biologici, la polvere organica, gli animali, gli insetti, le sostanze vegetali, la scarsa igiene anche o la cattiva gestione degli impianti aerolici. Fatta parola strana, prima volta che lo leggo, possono essere forniti di una contaminazione biologica
molto pericolosa. Il rischio biologico è spesso di tipo ambientale e quindi è trasversale, cioè che viene a colpire una massa maggiore di persone ed è presente in attività lavorative in cui è tradizionalmente riconosciuta la presenza di agenti biologici, per esempio gli ambienti sanitari, gli ospedali, i laboratori di diagnosi e ricerca, il settore dei rifiuti, gli allevamenti degli animali e in ambienti dove si trova molta gente ad operare, gli uffici, le scuole, i mezzi di trasporto, i centri estetici e sportivi. Non esiste pertanto un ambiente di lavoro in cui tale rischio possa essere ignorato, perché coinvolge l'essere umano in tutte le sue attività, non solo lavorative, ma anche le attività giornaliere, quando deve recarsi all'ospedale o quando il ragazzo va a scuola o quando si va negli uffici. È un pericolo costante. Forse è il meno visibile, il meno rilevabile, però è quello che maggiormente può interessarci ogni giorno, 24 ore al giorno. Un altro aspetto è, si parla di agenti cancerogeni o mutageni. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, la IARC, ha classificato 400 agenti classificabili come cancerogeni, probabilmente cancerogeni o possibilmente cancerogeni per l'uomo. Esistono agenti cancerogeni o mutageni, fisici, biologici e chimici, e la presente area tematica è dedicata in maniera specifica agli agenti chimici, ad esclusione del radon e dell'amianto, per i quali esisterà, poi ne parleremo dopo, un'area specifica. Dell'amianto se ne è parlato tantissimo anni fa, quando si scoprì che tante fabbriche, tante case avevano come coibentazione l'amianto. Ora, a dir la verità, è molto tempo che non se ne parla, anche se comunque non credo che la presenza dell'amianto sia stata debellata completamente. E che cosa possono provocare, specialmente gli agenti mutageni? I agenti mutageni sono in grado di provocare alterazioni genetiche e tumori nei soggetti esposti, e quindi sono agenti inquinanti ad altissimo rischio, anche perché normalmente, vediamo anche con l'amianto, parlando dell'amianto, non sono malattie o degenerazioni che possono essere rilevate in breve tempo. Possono passare anche anni, anni, anni in quiescenza e poi esplodere. Quindi è una forma di inquinamento abbastanza sotto traccia, lo possiamo chiamare in questa maniera. E gli ambienti mutageni comunque, o cancerogeni, anche questi si trovano in tantissimi posti, possono essere in agricoltura, in industria, nella petrolchimica, nella farmaceutica, nei laboratori di ricerca, come sottoprodotti
addirittura che derivano dalle lavorazioni, per esempio la saldatura degli acciai inox, l'asfaltatura stradale, questo non lo sapevo assolutamente, o la produzione della gomma. Quindi di questo possiamo riassumendo dire che lavorano sotto traccia, cioè possono poi presentarsi con degli anni di ritardo, quando ormai è troppo tardi, e comunque sono presenti in tantissimi aspetti della nostra vita lavorativa. Esistono delle banche dati per questi 400 agenti più cancerogeni e mutageni. Gli accenti e gli agenti chimici. E qui gli agenti chimici possiamo ricordare la famigerata diossina di una volta. Gli agenti chimici, ecco, qui possono essere estremamente pericolosi non solo nell'ambito lavorativo, ma anche nell'ambito quotidiano, nell'uso domestico, perché tanti prodotti che noi utilizziamo in casa, specialmente per le pulizie, possono portare rischi di questo genere. E se sono sotto forma di preparati, derivati, rifiuti, sono estremamente pericolosi. Noi li utilizziamo in casa, specialmente nell'uso domestico, nelle operazioni di pulizie, e la percentuale di intossicazioni è molto alta. Possiamo parlare della candeggina che usiamo sia per il bucato, sia per le pulizie più approfondite dei pavimenti, e l'acido muriatico. E qui vorrei mettere un piccolo, dire un mio parere estremamente sofferto. Quante volte abbiamo letto o visto per televisione che sia bambini che adulti hanno bevuto la candeggina o l'acido muriatico senza accorgersene? I contenitori devono essere chiaramente distinguibili. Innanzitutto, se si ha dei bambini in casa, non possono essere tenuti a livello del pavimento o su tavoli dove i minori possono arrivarci, ma anche debbono i contenitori essere ben diversi da altri tipi di contenitori. Perché, essendo poi prodotti incolori, anche se hanno odori ben pungenti, è facile confonderli. Adesso è un po' di tempo che non se ne legge di questi dranni, però ci sono stati dei periodi in cui spesso si veniva a leggere di incidenti domestici di questo genere. Parlando degli agenti fisici, anche questi sono un dramma per il nostro fisico, anche se non ce ne accorgiamo. Provocano danni notevoli, sono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni magnetiche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche
di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche. Non riguardano solamente le fabbriche o i luoghi di lavoro. Certamente nelle fabbriche, ho visitato molte fabbriche, ho lavorato in alcune fabbriche, non come operaio ma come vigilanza, comunque ho notato con piacere che tutti portano le cuffie acustiche, ma benissimo, riprendiamo la nostra chiacchierata dopo questo brano musicale. Eravamo rimasti alle atmosfere esplosive. Anche queste coinvolgono, oltre che il luogo di lavoro, anche le attività domestiche. E si intende per l'atmosfera esplosiva una miscela con l'aria a condizioni atmosferiche di sostanze infiammabili che possono essere gas, vapori, nebbie o polveri. Questo rischio è stato, il luogo di lavoro è stato regolamentato a livello europeo con delle direttive ad hoc, e comunque è un pericolo peculiare dell'industria chimica o dell'energetica, perché in queste attività sono presenti materiali come gas, vapori, nebbie o polveri, ma anche, come le altre, pericolo chimico, è una realtà anche nel materiale di uso domestico, e in condizioni sfavorevoli possono dar luogo ad esplosioni. Addirittura la farina, la segatura, lo zucchero, polveri di rifiuti domestici e gas naturali e carburanti per l'autotrazione. Non ci scampa proprio, da qualunque parte tu ti giri, il pericolo è sempre costante. Quindi la conoscenza di questa realtà è estremamente importante e ci può salvare la vita. Un pericolo che proprio non pensavo potesse essere reale è l'ergonomia, che studia l'interagire tra gli elementi che caratterizzano un sistema di lavoro, uomo, macchina e ambiente, in modo da poter, trattato in maniera corretta, migliorare le condizioni di lavoro dell'operatore. Oltre, e questo è un discorso un po' più complicato degli altri, perché oltre a migliorare i requisiti della sicurezza, cerca di creare una usabilità, un comfort e una comprensibilità maggiore nella persona, perché riguarda la biomeccanica, l'ingegneria, il design industriale, ma anche la fisiologia, la psicologia e l'antropometria. Leggendo questi appunti veramente si scoprono delle cose, delle realtà estremamente incredibili, che non ci stiamo a pensare. Come dicevamo prima, noi pensiamo semplicemente che il pericolo sia legato a certi ambienti di lavoro, ma non ci siamo mai posti il problema dei rischi che corriamo anche semplicemente vivendo una vita tranquilla, un lavoro sedentario, dove a nostro modesto parere non esiste nessun pericolo. Potremmo quasi scommetterci dell'assenza dei pericoli, però, come anche la, dicevamo prima, i pericoli di chi lavora in casa,
delle nostre mogli, delle nostre figlie che lavorano in casa, è sempre costante, perché i prodotti che utilizziamo abitualmente, addirittura senza neanche ormai pensarci, possono essere, se usati male o con disattenzione, essere una fonte di pericolo notevole. Siamo arrivati alle polveri e alle fibre, e qua ritorna in triste auge l'amianto, e sono le polveri di silicio libere, cristalline, soprattutto il quarzo e la cristobalite, le polveri di legno duro, per esempio nelle falegnamerie, e quelle contenute nelle fibre d'amianto. L'amianto è una delle voci che conosciamo di più, perché ci sono state negli anni scorsi delle campagne notevoli per la sua eliminazione. Non si sa se la cosa sia, cioè, non siamo al corrente se il problema dell'amianto sia stato risolto totalmente o in parte, ma comunque si è fatto molto per poter eliminare questo grosso pericolo. Infine c'è il rischio elettrico, anche questo non da sottovalutare, perché in qualsiasi posto di lavoro o di vita complementare, quella vita casalinga, privo di energia elettrica è totalmente inimmaginabile. Invece il rischio è sempre presente e purtroppo spesso e volentieri fa delle vittime, non solo nel lavoro ma anche in casa. Specialmente se gli impianti elettrici sono stati fatti in maniera approssimativa, o se, e qui si sta facendo molto, gli impianti elettrici non sono fatti a norma. Adesso questo fatto e questo rischio è molto limitato, perché c'è un maggiore controllo e una maggiore attenzione nel mettere a norma, però specialmente nelle vecchie case dove non sono stati fatti ultimamente dei lavori, il rischio elettrico è presente proprio per l'incuria e la senescenza, possiamo dire, degli impianti elettrici. Purtroppo volevo dire una cosa che mi è venuta in mente in questo momento, riguardo agli impianti elettrici nelle case. È una notazione che forse non c'entra niente, cioè non c'entra nulla col discorso che abbiamo fatto stasera, però mi ha colpito molto che in una famiglia, siccome non avevano pagato per molto tempo le bollette della luce, la luce era stata interrotta, l'erogazione della luce era stata interrotta. C'è stato logicamente la lamentele, perché la fornitura elettrica insieme a quella dell'acqua è considerato un bene primario. La risposta dell'ente erogatore è stata quanto mai sconcertante, dichiarando che l'erogazione della luce elettrica non è un bene primario.
Cioè uno può tranquillamente vivere senza essere rifornito della corrente elettrica. Mi ha molto colpito perché è un discorso che si fa fra l'antico e il moderno. Ora, indubbiamente, nel XXI secolo siamo dipendenti dalla corrente elettrica, perché abbiamo il frigo, abbiamo gli elettrodomestici, abbiamo un'enormità di apparecchiature che vanno solamente tramite la luce elettrica. E invece, pensando al futuro, in effetti abbiamo vissuto migliaia di anni senza. È un po' un discorso strano quello che vi ho fatto, però mi ha molto colpito e mi ha lasciato quasi il dubbio che questo discorso sia o giusto o sbagliato. Abbiamo fatto questa carrellata attraverso le pagine dell'INAIL, conoscere il rischio, perché in effetti non dobbiamo, come ho detto altre volte, non dobbiamo pensare al grande rischio che possiamo avere nei luoghi di lavoro, ma esiste anche il piccolo grande rischio dei posti dove noi abitiamo. E quindi porre anche più attenzione a ciò che succede nelle nostre case, a cosa succede nelle scuole, negli enti pubblici, o dove semplicemente viviamo. E questo è molto importante perché incorrere nei pericoli poi è sempre un attimo di disattenzione, un attimo in cui noi abbassiamo le nostre difese e andiamo incontro a dei gravi danni che potrebbero poi danneggiarci la vita per sempre. Caro Ugo, dopo questa lunga carrellata, chiuderei qua, sono le 22:58. Benissimo. Tu cosa ne dici? Non c'è problema. Io Benissimo, ti caro. ringrazio come sempre, ovviamente Alfredo, per la tua trasmissione e per le notizie che ci fornisci. E quest'altra volta forse ritornerà il dottor Stori, l'odontoiatra, a parlarci delle ultime novità nella cura dei denti, nella profilassi, nell'igiene, come ha già fatto altre volte in questo programma. Quindi faremo un dialogo. Purtroppo stasera, e mi dispiace per chi ci ha ascoltato, è stato un lungo monologo a cui non ero più abituato, ti dirò Ugo, perché sia prima con il grande Moreno Rosario, poi ultimamente con l'amico Ugo Lombardi, riuscivamo a intessere una bella chiacchierata. Quindi sono giù di corda ormai, non so più fare i monologhi come una volta. Comunque, anche questa trasmissione è andata in porto. E hai degli annunci da fare per i prossimi giorni? No, annunci particolari da fare non ce ne sono, anzi dico solo di rimanere comunque sintonizzati sulle nostre Certo. reti, mi piace dire perché da breve dovranno riprendere comunque le dirette del mercoledì, che sono quindi spazio aperto alle 18:30 È e l'antimafia. Molto osservatorio antimafia alle 22. Ricordo bene.
Ricordo come sempre, il mercoledì alle 19:45 c'è il notiziario dall'Istria, Istria Oggi appunto, quindi tutte le novità, le notizie provenienti da, come dire, dagli italiani che si trovano comunque, che non sono qui in Italia con noi, ecco, che sono qua vicino a noi. Oh, qui mi hai dato una bella notizia, Ugo, Ah, perché come anche tuo padre, che abbiamo fatto tanto radioascolto, Radio Capodistria è sempre stata dentro i nostri cuori, perché in definitiva è la prima radio che si ascolta fuori dall'Italia. sì, mi aveva raccontato papà mi aveva accennato a qualcosa del passato. Quindi sì. Ma guarda, sarebbe anche carino, magari io butto l'idea, diciamo, magari anche raccontare un po', come dire, gli albori di quello che avete passato, anche Ah, io di sono avere. sempre disponibile. Anzi, poi avevamo parlato con tuo padre di fare una piccola trasmissione su Radio Ascolto, che poi in definitiva è il nostro amore. È dove è tutto iniziato. Radio Quindi Saius vedremo, è vedremo aperta a se tutto. riusciamo a farlo. Ok, a te per la chiusura. Saluto tutti gli amici che mi hanno pazientemente ascoltato. Speriamo che queste notizie possano essere di qualche aiuto, specialmente chi lavora in casa, alle casalinghe. E non solo a loro, perché possano conoscere i mille rischi che si va incontro, anche semplicemente stando comodamente spaparanzati in casa. Esattamente. Bene, dunque la trasmissione volge al termine, io anch'io mi accodo come te ai saluti e auguro a tutti quanti una buonanotte. Alla settimana prossima. Buonanotte. Where'd you be if you had given to protection?